Radio Prima Rete suona come te. Eccoci qui, buonasera a tutti, questa è la vostra voce, programma di approfondimento giornalistico che va in onda ogni mercoledì dalle 19 alle 20.30. Stasera siamo un po' in ritardo. Stasera parleremo di un altro importante argomento perché riguarda una zona fondamentale della nostra città, ovvero Rione Tescione. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, voglio ricordare i contatti. Allora, per interagire con noi potete mandare un sms al 338 99 48 576, potete chiamare in diretta e invito tutti a farlo allo 0823 187 0234 e scriverci un'email a diretta@radioprimarete.it. Ricordo a tutti coloro fossero all'ascolto che oltre alla radio in FM, quindi su 95, potete ascoltarci attraverso il nostro sito che è www.radioprimarete.it. Dicevo prima che oggi parleremo di qualcosa che sta accadendo nel Rione Tescione che pochi purtroppo sanno. Proprio per questo la fortuna è di avere in studio il dottor Nando Silvestri, addetto stampa del Comitato Civico del Rione Tescione, ed il signor Andrea Dau, presidente dello stesso Comitato Civico. Al telefono più tardi avremo il dottor Antonello Santamaria, veterinario dell'ASL di Caserta, ed il dottor Ferrara dell'EMPA di Caserta, che interverranno per fare luce su quanto sta accadendo. Oggi parleremo di tre realtà fondamentali che si trovano lì, nel Rione Tescione, ovvero Comitato Civico, Colonia Felina e Circolo Anziani. Benissimo, dottor Silvestri, ci spieghi cosa sta succedendo e perché queste realtà fondamentali per la cittadinanza del Rione non solo sono in pericolo. Sì, innanzitutto buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. E, il problema è abbastanza annoso, è un problema che nasce nel 2009, allorquando fu presentato un progetto di realizzazione di un microasilo, cioè di un asilo nido, con le sovvenzioni della Regione Campania. E la Regione Campania ha valutato nel tempo, in questi 5 anni, questo progetto, però attenzione, senza tener conto che in loco ci sono queste tre importanti situazioni, questi tre importanti presidi di socialità e diciamo faunistici, e anche diciamo presidi relativi proprio all'associazionismo degli anziani. E il problema è proprio questo, che queste tre strutture dall'oggi al domani, ovvero da qualche mese, si sono viste recapitare questi avvisi di sfratto, per la verità anche molto poco educati, diciamo scritti in maniera pedestre e con scarsissimo rispetto per le persone che lavorano e che si attivano da tantissimi anni per queste tre strutture. E questo è il primo segnale della simmetria forte esistente tra l'amministrazione pubblica, in questo caso diciamo quella del comune di Caserta, e i contribuenti e tutta la civiltà che vive nel Rione Tescione, tutti i cittadini che vivono nel Rione Tescione. E spiego, introduco semplicemente la situazione, praticamente, certo. E poi dopo sarà il signor Dau a coadiuvarmi in maniera più dettagliata. Sta di fatto che questo comitato civico dal 2001 si attiva per le esigenze della popolazione, rappresenta un presidio importante per la tutela dei diritti dei cittadini del Rione Tescione, e non solo, è uno scrigno di realtà perché nel suo interno contiene, nel suo ventre contiene altre tre strutture importanti che diciamo riguardano l'associazione degli alpini, l'associazione per gli amici del cuore, che in effetti si interessano di tutela della salute dai problemi cardiaci, e un'associazione che invece è dedita alla tutela della salute per quanto riguarda il fattore del diabete, il problema del diabete. Quindi insomma capirete benissimo che si tratta di punti di riferimento importanti per la popolazione, soprattutto una popolazione molto numerosa come quella del Rione Tescione. Ecco, quindi si tratta di strutture, oserei dire, vitali per un microcosmo vitale. Trova all'interno poi del macrocosmo, che è quello della città di Caserta. Perfetto, non solo perché non è un punto di riferimento solo per la città di Caserta, per il Rione Tescione, ma per l'intera città. Certo. Perché anche, e se ne trovano notizie su internet, un punto di riferimento per quanto riguarda
diciamo, le attività culturali. Ci sono state anche delle attività promosse in loco, diciamo, di alcuni registi locali. Insomma, non sto qui a dire le conferenze che si sono tenute, diciamo, di interesse pubblico e culturale in quella struttura. Per cui è sicuramente una realtà importantissima. La realtà importante, un'altra realtà importante attigua a quella del comitato è quella della colonia Felina, che io oserei dire è ancora più vitale, semplicemente perché contiene, ovviamente parliamo di una colonia Felina regolarmente riconosciuta dalle autorità sanitarie locali, e contiene una cinquantina di gatti che praticamente tutelano la salute anche dei cittadini, nella misura in cui fugano i tantissimi ratti che purtroppo popolano un sentiero sporchissimo che viene lasciato così all'abbandono dall'amministrazione comunale in via Bruno Bozzi, dove andiamo con ordine, sì, poi sì, ne parleremo, sì, perché abbiamo tanto tempo. Signor Dau, lei è il presidente del comitato civico di Rione Tescione. Sì. Secondo quella che è la sua esperienza, perché ricordiamo che prima era segretario, quindi sono anni che lavora per il rione in cui abita, secondo quindi quella che è la sua esperienza, quanto è importante per la gente del rione il comitato civico? È importante perché, diciamo, fra le nostre attività ci stanno la collaborazione con, sì, le autorità amministrative, segnalando loro e alle ditte che hanno in appalto i servizi di pubblico interesse tutto ciò che possa costituire un disagio per i residenti. Ad esempio abbandono ingombranti o cumuli di spazzatura, scarsità o mancanza di illuminazione pubblica, dissesti della pavimentazione stradale, situazioni di pericolo. Certo. Fa proposte e suggerisce alle autorità soluzioni per migliorare la qualità della vita nel rione. Ad esempio ha collaborato con la stesura del piano traffico. Infatti quello che vige attualmente al Di Freda e, sì, al Rione Tescione è praticamente prodotto del nostro impegno per quanto riguarda questo aspetto. Poi, come si chiama, diamo suggerimenti per soluzioni di problemi vitali. Ad esempio, dal 2001 noi occupiamo la sede in comodato d'uso. Sì. E in quella sede prima ci stava una scuola materna. Da allora fino al 2010 i bambini del Rione e anche di Al Di Freda erano privi della scuola materna. Allora noi abbiamo suggerito di usare uno dei due plessi scolastici che stanno al Rione Tescione in via Carlo Poma, di adibirne uno per la scuola elementare, sì, e l'altro per la scuola materna. Peterutti, che allora era sindaco, ha immediatamente colto la palla al balzo e si è messo in contatto con le autorità scolastiche ed è stato risolto il problema. Durante l'inaugurazione ha riconosciuto ufficialmente che se c'era una scuola materna finalmente nel Rione Tescione era dovuto all'impegno e ai consigli del comitato civico di quartiere. Diciamo che poi vi ha già illustrato gli aspetti delle associazioni ospiti come gli Amici del Cuore, i diabetici, quindi è stato abbastanza esaustivo in merito il dottor Silvestri. Bene, e dottor Silvestri, quanto è importante questa struttura, che poi ne accorpa tante associazioni, tante realtà diverse, non solo per i giovani ma anche per gli anziani, perché sappiamo che c'è un circolo, sì, noi ci siamo visti e ne abbiamo parlato, no? Prima, certo, di andare in onda. Cosa rappresenta? Perché a me piace informare e mi piacerebbe che i radioascoltatori capissero che si tratta di una realtà veramente importante, di un qualcosa che esiste e che ha un valore. Certo, e ha detto bene, perché di valori c'è penuria e quindi sicuramente è un punto di riferimento per i valori sociali, culturali, per la solidarietà.
che può esistere nel rione all'interno della città. È importantissimo perché molti anziani trovano un punto di ritrovo, un motivo di confronto anche ludico, dove praticamente questa città non offre grandi alternative per queste persone. Sicuramente il circolo anziani, il comitato, sono un punto di raccolta, un punto di formazione e di informazione, e dove ovviamente rivendicare anche dei diritti, visto che il comune è sempre il grande assente, sempre il grande latitante. Nel comune, cioè dal comune arrivano delle incursioni nel rione Tescione soltanto nei periodi elettorali, e il dottor Del Gaudio diciamo è uno di questi soggetti che tra l'altro ha avuto modo di dire paradossalmente che ultimamente lui ha fatto tantissimo per il rione Tescione, onestamente non ce ne siamo accorti. Ma voi scusi se la interrompo, voi del comitato avete avuto modo di interagire direttamente col sindaco o no? C'è stato un incontro, guardi, proprio in un momento cruciale della vita del comitato civico, perché dicevo delle attività sociali organizzate anche per la salvaguardia della salute pubblica qualche mese fa, è stato predisposto un camper itinerante nel rione per favorire delle visite oculistiche gratuite per per il monitoraggio e lo scanning del glaucoma e diciamo di altre patologie oculari. E il dottor Del Gaudio, molto incuriosito, si è affacciato nel rione, ha fatto toccata e fuga, e poi praticamente ha promesso che in caso di eventuale sfratto ci sarebbe stata sicuramente una sede alternativa idonea ad accogliere le tre realtà. Il problema è che il dottor Del Gaudio ad oggi è il grande assente, il grande latitante come punto di riferimento di questa città, non ha offerto proprio niente, e subiamo soltanto le incursioni del dirigente Marcello Iovino, che in maniera molto pedestre spesso viene nel rione, viene diciamo a confrontarsi con questi anziani, li caccia in malo modo e praticamente dice in dialetto, se posso permettermi, scusatemi il francesismo, vuoi accavnatai. Questa è diciamo è una cosa quindi molto quindi la situazione non mi sembra grave. Molto felice. No. Scusi se la interrompo, c'è una telefonata. Prego. Abbiamo il piacere di parlare col dottor Antonello Santamaria, veterinario dell'ASL di Caserta. Dottore, partiamo subito con le domande. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Assolutamente, ditemi. Qual è la situazione della colonia felina che si trova a Rione Tescione? L'ASL che cosa ha riscontrato? Allora, noi come servizio abbiamo ricevuto una nota da parte del comune con la quale ci ha comunicato la necessità di sviluppare una struttura con scopi sociali nell'area corrispondente, insomma, a Piazza Cavour a Caserta, indicando la presenza di una colonia felina da noi regolarmente censita con tanto di tutore, verificata, controllata con soggetti sterilizzati. A seguito della comunicazione, naturalmente ho effettuato un sopralluogo, perché mi veniva segnalato nella colonia la presenza di gatti che per strada, a seguito di handicap di varia natura, non erano in grado più di vivere. Quindi per questi c'era la necessità di una collocazione, qualora ci fosse stato lo sgombero di questa colonia, di una collocazione in una struttura adeguata, quale il canile municipale di Caserta. Ho fatto il sopralluogo, ho accertato che effettivamente c'erano tre soggetti che andavano ricoverati nella struttura, e poi c'era un numero imprecisato di altri gatti, anche se quasi tutti sterilizzati e microchippati, che sarebbero stati spostati. A seguito del sopralluogo, naturalmente ho scritto una relazione, l'ho inviata all'amministrazione. Bene. Nella mia relazione, che non vuole essere vincolante, si danno degli indirizzi. Gli indirizzi, ripeto, non vincolanti, ma finalizzati a delle certezze. La prima certezza si persegue è quella di garantire il benessere degli animali. Il problema è questo: questi soggetti sono abituati, rispetto a tanti altri gruppi magari di colonie feline che vivono in aree pure verdi, questi sono abituati ad avere un ricovero. Ad avere un ricovero e oltre ad avere un ricovero, ad avere un riferimento proprio strutturale. C'è un edificio che viene, o parte di edificio, delle stanze che vengono utilizzate per consentirgli sia l'alimentazione che il ricovero. Certo. E naturalmente spostarli
potrebbe, dico in via ipotetica, potrebbe creare dei problemi al benessere degli animali stessi, sia perché sono abituati ad avere un ricovero, sia perché sono abituati ad avere un riferimento preciso. Nella stessa relazione, ripeto, solo di indirizzo, sì, non vincolante, perché non compete a me, ma ripeto all'amministrazione, io posso solo diciamo dare delle indicazioni a garanzia del benessere degli animali, ho fatto cenno ad un'area verde che è vicina a Piazza Cavour, sì, di credo indisponibilità dell'amministrazione comunale, almeno per come mi ha detto l'ingegnere del comune, sul quale poteva essere sviluppato un rifugio alternativo. Quale vantaggio avrebbe dato questo sviluppo? Avrebbe dato il vantaggio innanzitutto di non sovraccaricare il canile municipale con altri 3 ricoveri, visto che di gatti ne abbiamo tanti e di recente è stato sviluppato un vero e proprio gattile e già è sufficientemente pieno. E l'altro vantaggio era di garanzia per il benessere degli animali, soprattutto agli occhi del tutore, ma agli occhi di tutti gli animalisti che seguono la faccenda. Certo. Io questa nota ancora non ho avuto riscontro, mi auguro che ci sia, ma ripeto, nella stessa nota sottolineo la sensibilità che questa amministrazione comunale ha avuto sempre nei confronti dei gatti. Benissimo. Non risale all'anno scorso l'emissione di un'ordinanza che riguarda esclusivamente i gatti che vivono lì. Quindi, facendo riferimento proprio a questa ordinanza, emessa, ripeto, per una sensibilità di questa amministrazione nei confronti dei gatti che vivono liberi, ho dato quel tipo di indirizzo. Ripeto, non compete a me poi determinare effettivamente quella necessità, ma sicuramente lo sviluppo di una struttura, di un rifugio, un prefabbricato, non so. Eh sì, a noi interessava avere il parere di un addetto ai lavori. Sì, garantirebbe, e il mio parere è questo. Certo. E questo dico. Il vantaggio era questo: da un lato non sovraccarichi la struttura che esiste, dall'altro sei certo di non interferire sul benessere degli animali. Eh sì, perché quella è la cosa più importante, il benessere degli animali è fondamentale. La ringraziamo, dottore, grazie mille. Ah, c'è una domanda, c'è il dottor Silvestri che le vuole fare una domanda, prego. Prego. Lei, ci siamo sentiti ieri sera, lei sa benissimo, sì, lei sa benissimo che però il Comune ad oggi, nonostante la sensibilità che lei decanta, non ha assolutamente predisposto nulla. Si parla di uno sfratto che è operativo da qui a qualche giorno, però praticamente in alternativa non è stato predisposto nessuna sede dove ospitare sia il comitato sia i gatti. Quindi mi riesce difficile pensare ad una sensibilità amministrativa in sé al problema, dal momento che ci sono solo aleatorie proposte, container schifosi che tra l'altro non sono ancora stati predisposti, non sono stati ancora trovati. Cioè, io vorrei capire logisticamente come fa il Comune a predisporre la traslazione di questi animali. Bisogna essere concreti, io vorrei capire. In realtà io alla relazione che ho inviato non ho avuto riscontro, quindi merito non so rispondere, ecco. Se l'amministrazione sta quindi siamo in attesa delle iniziative, siamo in attesa. Perfetto. Nel merito non saprei, ripeto, io ho fatto una relazione, è chiaro che qualsiasi tipo di iniziativa, data la disponibilità del nostro servizio così come previsto per legge, dovremmo essere in qualche modo chiamati in causa qualsiasi iniziativa, sì, venga intrapresa. Benissimo. Però, ripeto, io non ho avuto riscontro, per cui a questa domanda non posso rispondere. Grazie mille, dottore, grazie per essere intervenuto. Prego. Buonasera. Buonasera. Abbiamo quindi ascoltato il dottor Antonello Santamaria, veterinario dell'ASL di Caserta. Ricordo i contatti e poi andiamo in pausa. Allora, per scrivere un SMS e mettervi in contatto con noi potete utilizzare il 338 99 48 576. Per le email c'è diretta@radioprimarete.it. per chiamare al telefono in diretta lo 0823 187 0234. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, questa è La Vostra Voce, programma di approfondimento che va in onda tutti i mercoledì dalle 19 alle 20:30.
Stiamo parlando di qualcosa di veramente importante, come proviamo a fare ogni mercoledì, ovvero di una struttura che si trova nel rione Tescione e che ne accorpa tante, tante realtà, tante associazioni, tra cui voglio ricordare il Comitato Civico, che quotidianamente fa veramente tanto per una realtà come quella del rione, che è sicuramente una realtà difficile, la Colonia Felina e il Circolo per Anziani. Per fare questo abbiamo la fortuna di avere qui in studio il dottor Nando Silvestri, addetto stampa del Comitato Civico, e il signor Andrea Dau, presidente dello stesso Comitato Civico. Vi invito a partecipare, quindi mi raccomando, contattateci. C'è l'imbarazzo della scelta, forza! Allora, dottor Silvestri, riprendiamo il discorso. Sì. Volevo chiederle, vista e considerata questa assenza da parte dell'amministrazione comunale, che come ha evidenziato anche il dottor Santamaria, fa aspettare tutti. Perché sì, siamo in attesa, no? Sì, sì, sì. Aspettando Godot, no? Siamo nel limbo. Siamo in un limbo, siamo sospesi. Siccome sì, sì, si tratta di una realtà fondamentale per lo sviluppo e per il benestare di tutto il quartiere, di tutto il rione, come hanno risposto i cittadini a questa proposta di trasferimento o sfratto, che dir si voglia, da parte dell'amministrazione comunale? Molto male. Molto male perché in prima battuta il comune è venuto a fare il gradasso da noi e praticamente ha proposto delle sistemazioni molto aleatorie. Io parlavo di container da prendere in chissà quale luogo remoto dove giacciono rimanenze di chissà quale magazzino, di non so, materiale di risulta, non so. Questo era il sentore che il signor Iovino ci ha fatto, diciamo, ci ha prospettato. E in realtà quello che è stato detto è che probabilmente sarebbe stato costruito, sarebbe stato messo a punto questo ipotetico container nella piazzetta, oppure diciamo in attiguo parco. Però in realtà tutto questo fa a botte con la geografia urbana della Rione Tescione e di tutta la Caserta, perché diverrebbe in questo contesto un accampamento, un campo rom, un campo profughi. Insomma, onestamente non abbiamo capito il comune che cosa vuole fare e se lo vuole fare, perché mi pare di aver capito che non vi hanno comunque palesato nessuna alternativa valida, nessuna, o comunque concreta. No, nessuno. Cioè, nessuna. C'è stata questa idea dei container, nessuna, ma comunque è stata buttata lì. Eh sì, e non solo. Io sottolineo il fatto che dal 2009 che è stato prospettata questa, è stata ventilata questa ipotesi, e fino al 2014 sono passati 5 anni. Il comune, in tutte le amministrazioni, il dottor Del Gaudio, che prima da consigliere, poi da assessore e poi da sindaco, è stato lì praticamente in posto, diciamo, di rilievo politico e istituzionale, e praticamente non ci ha detto niente. Assolutamente, noi ci sentiamo assolutamente presi in giro, cioè noi questi signori li vediamo solo sotto le elezioni, ci siamo scocciati, abbiamo le tasche proprio piene di questa, quindi, di questo andazzo. Quindi chiedete a gran voce che finalmente facciano qualcosa. Sì, ma chiediamo innanzitutto rispetto, certo, quella è la prima cosa. Questo rispetto mi sa che non ce n'è assolutamente, perché il comitato, adesso mi ricordava il signor Dau, che si adopera anche per formazione, per far conseguire il patentino europeo per del computer, giovani, no? Per i giovani, esatto. E in un momento particolare, difficilissimo, quello che stiamo vivendo, creare aggregazione, creare dei punti di riferimento in cui motivare, per i quali motivare ragazzi, giovani, allo stesso tempo adulti, aggregando, creando condizioni di aggregazione, creando, diciamo, dei punti di riferimento culturali, è una cosa di grande rilievo di questi tempi. Però tutto questo l'amministrazione non lo prende proprio in considerazione, cioè ci scaccia proprio come dei cani rabbiosi, e assolutamente non pone nessuna alternativa. Cioè, noi sappiamo soltanto che entro il 31 di maggio dobbiamo lasciare le strutture, però allo stesso tempo dobbiamo andare in mezzo a una strada. Cioè, io ho scritto sul giornale che questi signori, sì, ci buttano in mezzo a una strada, cioè buttano in mezzo a una strada un pezzo fondamentale della società perché civile. Il termine ultimo è il 31 maggio, sì, di quest'anno. Sì, 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 assolutamente sì. Cioè, si dice soltanto a suon di carte, che poi onestamente sono scritte anche in maniera molto pedestre, mi piacerebbe sapere chi l'ha scritta, che praticamente diciamo la posizione del comitato e quella della colonia sono assolutamente incompatibili con il piano di investimento di 632.000 euro, e io penso che questi 632.000 euro diciamo non possano contare in alcun modo più della nostra dignità, quindi noi la, certo, difenderemo con i denti. Io ho avuto dei contatti
contatti con giornali, con l'emittente locale Teleprima, con il giornalista Antonio Esposito, che mi diceva: ma non sarebbe il caso che vi metteste tutti intorno ad un tavolo? E magari, ma in questo comune, come questo Stato, è per sé pratica la regola dell'eccezione, cioè impone delle regole, ma non segue, non dà il buon esempio nel modo più assoluto, cioè è assolutamente latitante e contravviene qualunque tipologia di norma. Eppure, cioè, voglio dire, si tratta, sia che si parli del comitato civico, sia che si parli della colonia felina, di due realtà importanti che funzionano bene. Certo. E come ha confermato anche il dottor Antonello Santamaria dell'ASL, che è stato lì, che ha fatto i riscontri del caso, è tutto a norma. Certo, tutto a norma, non solo. Quindi noi abbiamo avuto... è un paradosso, cioè, certo, una volta tanto che in questa città c'è qualcosa che funziona e che serve ai giovani e ai meno giovani in maniera veramente fondamentale, sì, la si vuole comunque destabilizzare o comunque trasferire, ma non le si dà una sede alternativa. No, nel modo più assoluto. E io onestamente sto riflettendo sulle parole del sindaco, che praticamente è venuto da noi a fare promesse, a sbraitare, e poi ha detto che sta facendo molto per il rione Tescione. Ma queste sono giaculatorie cacofoniche che praticamente sono degne di, diciamo, pochissima importanza. Cioè non è possibile dare credito a queste parole, cioè questo non significa niente. Bisogna che il sindaco si sporchi le mani e entri diciamo sul territorio, si rapporti con la gente e faccia assolutamente vedere che sia che è tangibile la sua figura, che è autorevole. Onestamente, noi abbiamo avuto degli scontri maggiori con la buonanima di Gigino Falco, il vecchio sindaco, che praticamente ci dava più ascolto, ci dava degli spazi onestamente e ci riconosceva, ma il sindaco, insomma, si abbandona in questi turpiloqui che onestamente, diciamo, non ci danno nessuna rassicurazione. Dottor Silvestri, a proposito di questo argomento, voglio chiedere a lei, al signor Dau, preso atto di questa assenza dall'amministrazione comunale, che vi fa aspettare e vi lascia così, come diceva lei, in un limbo, cosa che non auguro a nessuno, perché deve essere tremendo, le altre istituzioni si sono fatte sentire, si sono fatte vive, c'è stato qualcuno che comunque vi ha dimostrato solidarietà? Come no, noi ringraziamo in maniera particolare, lo faccio io in maniera particolare, perché qualche volta l'ho disturbato in momenti difficili, so che ha delle situazioni personali un po' complicate, il dottor Ferrara dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che dopo sentiremo, è una carissima persona, è degna di nota, è una persona squisitissima e fa insieme ai colleghi dell'EMPA il suo lavoro con abnegazione e con grande determinazione. Però io onestamente mi sono rapportato anche con altre realtà. Io ho segnalato questo gravissimo problema all'amico Oscar Giannino di Radio 24 e ho segnalato anche alla redazione di Mediaset. Quindi, se questa situazione non si svilupperà con la dovuta attenzione, sicuramente scoppierà un caso di clamore nazionale. Certo. Io farò di tutto per farlo scoppiare. Signor Dau, prego. Allora, volevo solo aggiungere a quanto detto dal dottor Silvestri che ci sono state due petizioni, una per il comitato civico appoggiata da 130 cittadini con regolare firma e non sono pochi, è inascoltata. Poi ci sono stati 350 cittadini in favore della colonia felina. Alle nostre istanze l'unico che ha risposto è il prefetto, sollecitando in entrambi i casi le autorità a dare una risposta completa e risolutiva. Certo. Non hanno risposto nemmeno al prefetto. Quindi il silenzio... Il silenzio è totale. È totale, permane. No, è soltanto interrotto da velate minacce. Scusate, il napoletano non lo so, ve ne dovete andare. Perché ricordiamolo, vi hanno intimato più volte in malo modo di andare via. Esatto. Sì. Cosa che io trovo assolutamente incivile, disdicevole per questa società democratica. Sì, assurda, totalmente assurda, soprattutto se viene da qualcuno che poi dovrebbe rappresentare le istituzioni. Comune. Prego, volevo aggiungere poi, a completamento di quanto ha detto il dottor Silvestri, che hanno fatto trascorrere 5 anni senza che si esaminasse nel frattempo cosa fare di chi occupava in quel momento la sede
Noi non siamo contrari a un asilo nido, perché è un'opera sociale di alto valore. Sicuramente. Però non si butta alle ortiche un'istituzione che si è radicata per 16 anni al rione Tescione e che ha curato anche gli interessi di Aldifreda. Perché noi siamo, certo, comitato civico Rione Tescione e Aldifreda. Ora, in pratica, l'asilo nido è una bella cosa, però non si calpestano i diritti di 1770 famiglie che abitano al Rione Tescione e Aldifreda, comprese tutta via Tescione fino a via Amalfi. Perché noi tuteliamo, poi voglio dire una cosa, per un certo periodo noi ci siamo sostituiti alla SACE per la distribuzione dei sacchetti della spazzatura. Altra cosa importante. Venivano tutti da Aldifreda, anche da addirittura da Pucianiello e da Rione Vanvitelli, per ritirare i sacchi. Noi con le nostre macchine andavamo a ritirarci i sacchi, a portarli nella sede, quando i mezzi della SACE non erano disponibili. Quindi abbiamo servito in tutti i modi, ci siamo interessati di soluzioni di problemi dell'ambiente. Ora, che è successo? Ci fanno pagare la TARSU, pur interessandoci di problemi d'ambiente, perché loro dicono no, non siete riconosciuti come un'associazione che si interessa dell'ambiente, e tutto quello che facciamo per eliminare le storture, che non è interessarsi dell'ambiente, anche dal punto di vista sociale l'ambiente, certo, va considerato, non solo da quello pratico della raccolta della spazzatura. Sicuramente, poi parliamoci chiaro, molti comitati civici, così come le associazioni in questa città nel corso degli ultimi 30-40 anni, spesso e volentieri hanno, come si dice, tappato i cosiddetti buchi lasciati dalle amministrazioni comunali che si sono avvicendate. Io dico sempre che senza queste realtà, come i comitati civici e le associazioni, questa città sarebbe persa, sia adesso che in passato, perché ne abbiamo viste tante qui a Caserta, purtroppo per noi cittadini. Ma mi domando, perché calpestare i diritti di tantissimi cittadini che credono in un qualcosa che esiste da quasi 20 anni, per fare un qualcosa di bello? Perché, come diceva il signor Dau, fare un asilo è bello, è comunque un buon progetto, una bella idea, ed è comunque qualcosa che potrebbe servire alla comunità. Ma perché fare questa cosa a discapito di altri cittadini e di altre fasce d'età? Mi chiedo. Ma io credo che, al di là dell'istituzione che si vuole creare, di questi microasili, penso che una somma di 632.000 euro sia una motivazione più che sufficiente, e sicuramente questi signori hanno la sensibilità dei rabdomanti, perché sono molto attratti da questi soldini che, diciamo, in questi tempi possono costituire rendite di posizione e consolidare, diciamo, dei ruoli politici non indifferenti. Insomma, cerchiamo un po' di guardare oltre e di vedere le cose come stanno. In tutto questo però noi non siamo disposti assolutamente a, diciamo, cedere niente in modo più assoluto, perché torno a ripetere, i nostri diritti non si calpestano in modo più assoluto. Certo, è arrivato un messaggio, ci scrive Giovanni: il comitato civico rappresenta per il Rione Tescione una grande risorsa, lasciateci in pace. Grazie Giovanni. Quindi c'è chi ci segue e ci chiede a gran voce, anzi chiede a chi di dovere, di lasciare in pace una realtà, o comunque di assistere, come giusto che sia, dei cittadini tantissimi, lo ricordava prima il signor Dau, parliamo quasi di 2000 famiglie, quindi voglio dire un bacino di utenza enorme, certo, e soprattutto dei cittadini che si impegnano. Certo, per forza. Assurdo. Andiamo avanti, tra poco avremo al telefono il dottor Ferrara dell'ENPA. Le guardie zoofile sono intervenute, vero? Sì, 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 sono intervenute in maniera tempestiva, con contatti quotidiani, ci siamo sentiti con il dottor Ferrara, abbiamo interagito in maniera perfetta, con grande sinergia. Li avete chiamati voi o sono intervenuti? No, li ho chiamati io. Io praticamente ho, diciamo, pubblicato degli articoli sui quotidiani locali, sì, su cartacei online.
online, e al tempo stesso ho sollecitato il loro intervento, perché purtroppo c'è una assoluta assenza da parte dell'amministrazione comunale, e quindi l'unico modo per sollecitare il rispetto dei diritti degli animali, ma anche di chi li accudisce, era proprio quello di rivolgersi all'ENPA, e ho trovato veramente delle persone molto sensibili e molto disponibili. Quindi vi hanno aiutato, vi sono stati vicino? Sono venuti a fare anche un sopralluogo, hanno certificato le buone condizioni del plesso dedicato proprio ai gatti, e diciamo che si sono schierati a nostro favore e hanno messo a disposizione il loro ufficio legale, quello di Roma, per eventuali contrasti con il comune di Caserta. Quindi insomma ci sentiamo almeno tutelati e sicuramente siamo orgogliosi della loro attenzione. Bene, mi fa molto piacere. Tra l'altro dovremmo avere il dottor Ferrara al telefono. Dottor Ferrara, buonasera. Buonasera, salve, buonasera. Buonasera, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito ad intervenire. Grazie a voi, un piacere, ed è sicuramente soprattutto un dovere intervenire e dare cenno di quando è stato fatto e quando si potrebbe, è giusto che si faccia per questa situazione di cui stiamo parlando. Certo, quando le guardie zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali, sezione di Caserta, sono intervenute, che cosa hanno riscontrato? Qual è la realtà della colonia felina? Allora, i gatti sono tenuti sicuramente in modo giusto, in modo consono alle loro esigenze e alle loro condizioni fisiologiche. Gli animali stanno bene, i problemi di sorta non ce ne stanno, e soprattutto sono accuditi in maniera egregia. Addirittura la stessa gestrice della colonia felina svolge, a mio avviso, un ruolo di estrema importanza sociale, quando già da anni si preoccupa di recuperare gatti, e con l'ausilio del dottor Santa Maria, che del servizio veterinario, sì, ragazzi sul territorio, per poterli poi rimettere. Come sappiamo, il gatto funge da controllore, tra virgolette, di quello che possa essere la presenza di roditori selvatici sul territorio, quindi sicuramente è una funzione socialmente utile. Certo, prima abbiamo sentito anche il dottor Santa Maria, veterinario dell'ASL, lui sì, ci sì, ha detto sì, che spostare i gatti potrebbe rappresentare un problema proprio per il benestare dei gatti stessi, perché sono gatti che non vivono liberi ma in una struttura e che quindi hanno bisogno di una sicurezza. Lei è dello stesso parere? Certo, ma tanto è vero che è stato prospettato anche da parte dell'ENPA di Roma, al Comune è stato chiesto, è stato consigliato di creare un altro ricovero. È chiaro che non si vuole assolutamente osteggiare il Comune nella realizzazione di questo asilo, che sicuramente ha un'importanza sociale notevole, però considerando che i gatti innanzitutto sono protetti, le colonie feline sono protette da leggi regionali e da leggi nazionali, e poi ripeto, questa colonia felina riconosciuta come tale già da tempo assolve un ruolo sociale di estrema importanza, e non da meno tra l'altro il comitato che vi è a fianco, cioè persone di una certa cultura, che tra l'altro si adoperano per le persone che vivono in zona e nel mese utile con attività di un genere e di una certa rilevanza. Quindi lei, ribadisco, sicuramente la colonia può essere spostata, ma occorre individuare un luogo consono con l'avallo del servizio veterinario affinché questi animali possano trovare una corretta gestione. Perfetto, perché i gatti e gli animali in genere non si toccano assolutamente, e quindi lei mi conferma che si tratta di una struttura di importanza veramente vitale, anche perché contribuiscono, no, a regolare il numero dei roditori. Esatto, parliamoci esatto, chiaramente esatto, dei topi, che a Caserta di certo non mancano. Esatto, al di là di quello che è la funzione in sé per sé, certo, si rivolta alla tutela degli animali, cioè c'è anche una funzione sociale e di una certa rilevanza, insomma, attenzione. Benissimo, dottor Ferrara, la ringraziamo. Sì, un saluto carissimo e affettuoso, dottor Ferrara, sono Nando Silvestri. Va benissimo, bocca al lupo, e qualsiasi cosa tenetemi informare, ma credo che comunque non ci saranno problemi, io penso che l'amministrazione sicuramente ci sta orientando in maniera. Speriamo. Tra l'altro, per il servizio veterinario, dottor Santa Maria, che condividono la nostra tesi, per cui non dovrebbero esserci problemi. C'è il signor Dau. Altrettanto da parte del Comitato Civico di Quartiere, vi ringraziamo per il vostro interessamento. Esatto, io attualmente ne sono il presidente, in precedenza c'era l'avvocato Barone, che per impegni non ha potuto più seguire la situazione. Benissimo, salutiamo. Buonasera, la ringraziamo. Per quello che fate. Grazie a voi per quello che è stato per il quartiere in cui vi siete allocati, va bene? Grazie. Buonasera.
Abbiamo ascoltato il dottor Ferrara, che tra l'altro abbiamo scoperto essere anche il cugino della regista di Imma Tedesco, quindi c'è stata anche una carrambata. Ebbene sì. A Radio Prima Rete succede anche questo. E vi assicuro che non era combinata la cosa. Assolutamente. Quindi ringraziamo il dottor Ferrara dell'Ente Nazionale Protezione Animali Sezione di Caserta e andiamo in pausa perché c'è... No, mi dicono dalla regia che non c'è il GR. Continuiamo. Allora, dottor Silvestri, lei mi poneva un'altra questione. Sì. Di vitale importanza. Io uso spesso questo aggettivo vitale, sì, perché bisogna far notare certe cose. Mi ha parlato di un viale. Sì, sì, sì. Io le ho parlato Ci spieghi bene, ci spieghi bene. Lei sicuramente può spiegare ai radioascoltatori meglio di me che cosa accade in questo viale, come funzionano, che dinamiche avvengono. Il signor Dao mi corregge, praticamente lo chiama tratturo, apponendo una nota di poesia, se forse diciamo è giusto così. Però in realtà si tratta di un sentiero che nasce come area di rispetto per le mura di cinta della caserma Amico e appartiene ad oggi al comune e quindi alla vigilanza dell'amministrazione comunale, e praticamente però è lasciato a se stesso da decenni, praticamente è lasciato a se stesso da decenni, praticamente versa in uno stato di abbandono perché è meta di purtroppo di depositi clandestini di rifiuti da un po' di tempo a questa parte e questa è una cosa, visti i tempi che corrono, molto grave. Sì, sì, è grave. Quello che è più grave è che diciamo in questa zona non solo vengono depositati in maniera furtiva dei rifiuti, ma anche materiali di risulta dalle costruzioni e quant'altro, ma il problema è che viene utilizzato come latrina pubblica, viene utilizzato proprio come un bagno, ecco, diciamo per RAM, per Rom, per extracomunitari, per diciamo persone che non trovano ricovero altrove, e purtroppo ultimamente anche un luogo dove avvengono degli scambi di denaro e di droga, diciamo. Quindi è una situazione assolutamente d'emergenza che io ho segnalato l'amministrazione comunale più volte, e anche qui purtroppo troviamo una costante, cioè il silenzio e la strafottenza dell'amministrazione comunale, non conosco altro sostantivo per definirla, e pensi che io ho dovuto rivolgermi ai carabinieri del nucleo operativo ecologico prima e poi alla questura di Caserta poi, per ottenere una pseudo pulizia, questo ad agosto dell'anno scorso, a fine luglio dell'anno scorso, quindi quasi un anno fa. Sì, quasi un anno fa, non le dico adesso come si trova, e praticamente l'ho pubblicato sul giornale, su un quotidiano locale, il 18 marzo scorso, e qui praticamente è avvenuta una situazione molto spiacevole per quanto mi riguarda, perché il sindaco si è precipitato sulla redazione di questo giornale facendo delle dimostranze, adducendo la mia disonestà intellettuale, e praticamente lui dice che questa zona invece è pulita, e io le ho mandato le foto, le immagini, sì, le ho mandato un link. Logicamente ho voluto e ho dovuto, per onestà, per dovere di cronaca, verificare certo, fatto che bene. La situazione fosse veramente così, e posso confermare che la situazione sì. più che negativa, non c'è illuminazione, ci sono sterpaglie, alte almeno 2 metri, rifiuti. Esatto. Sì, c'è una sorta di giungla, una piccola giungla. Sì. Tra l'altro ci sono anche molte dune, e praticamente ho scoperto che in queste dune nascondono altri rifiuti, quindi i signori che hanno fatto questa pseudo pulizia, chiamiamolo così, questa finta, questa farsa, che appartengono alla sezione del verde pubblico dell'amministrazione comunale, hanno sotterrato quello che hanno trovato. Quando io gli ho parlato, ho detto: ma secondo voi noi ci mettiamo a togliere tutti i rifiuti? Avete idea di queste schifezze che ci sono qui? Allora, onestamente, io voglio segnalare una cosa. In questa zona, in particolare nel palazzo attiguo a questo tratturo, come chiama dolcemente il signor Dao, in realtà è un sentiero adibito a una discarica. Il dottor Delgaudio è andato su tutte le furie perché io l'ho chiamato discarica.
carica, ma tale è, praticamente in questo palazzo vivono degli ammalati oncologici, e questo non va bene assolutamente. Questa non è, se il dottor Il Gaudio o qualcuno che gli appartiene in ascolto, praticamente non è una fandonia, io lo posso certificare con tanto di documenti rilasciati dalle unità ospedaliere dei dipartimenti di neurochirurgia degli ospedali civili di Brescia e diciamo di altri ospedali, e questo non va bene, perché le spiego subito: ad agosto dell'anno scorso e a settembre ci sono stati due incendi, cioè qualcuno ha incendiato questi rifiuti, si sono liberate delle sostanze tossiche che abbiamo dovuto inspirare grazie al dottor Del Gaudio, lo ringrazio in maniera molto particolare in diretta, e quindi diciamo che la situazione è invivibile, perché viviamo subiamo una mina vacante, siamo diciamo alla mercé di qualche malintenzionato che da un momento all'altro ci può buttare chissà che cosa, e al tempo stesso ad oggi ci sono dei sversamenti continui, degli sversamenti diciamo illeciti, e al tempo stesso si avvicina la bella stagione, le alte temperature, e praticamente non sappiamo che cosa succede. Il dottor Del Gaudio, quando è venuto 2 mesi fa e ha preso visione di questo spazio, ha detto: ma come, io l'ho fatto pulire un anno fa, probabilmente si fa la doccia lui una volta all'anno, io non ho capito che modi di rispondere sono questi. È un modo di disprezzare la civiltà che vive in quella zona, anche le persone che gli hanno dato i voti. Questo non va assolutamente bene, questo denota la distanza siderale fra le amministrazioni, fra la politica e la gente. Che non dovrebbe esistere, no, perché la politica, se vuole, la politica intera, la politica tutta, se vuole recuperare punti e credito, deve riavvicinarsi, certo, alla gente e fare veramente il bene dei cittadini. Andiamo in pausa, ci risentiamo tra poco. Eccoci qui, siamo sempre in diretta dagli studi di Radio Prima Rete, questa è La Vostra Voce, programma di approfondimento giornalistico che va in onda ogni mercoledì dalle 19 alle 20:30. Ci tengo a ricordare che questo programma si chiama La Vostra Voce proprio perché vuole essere un programma di informazione e di denuncia a seconda dei casi, e proprio per questo stasera abbiamo in studio il dottor Nando Silvestri, addetto stampa del Comitato Civico di quartiere del Rione Tescione, ed il presidente di tale comitato, ovvero il signor Andrea Dau. Stiamo parlando di una struttura che ne accorpa tante, soprattutto tante realtà associative, ma in particolar modo bisogna citare il comitato civico, che abbiamo detto essere vitale per una realtà importante come Rione Tescione qui a Caserta, la colonia Felina ed il circolo anziani. Torniamo al discorso di prima, abbiamo segnalato anche una cosa, e spero che l'amministrazione comunale non dorma e colga le segnalazioni. Abbiamo parlato di questo viale che esiste, dove non c'è illuminazione, dove di sera quindi vengono perpetrate anche azioni illecite, che viene usato come diciamo fogna a cielo aperto e soprattutto come discarica. Do la parola al signor Dau, che voleva parlare degli spazi verdi. Allora, ci sono delle realtà positive pure nel rione, che sono gli spazi verdi. Diciamo, dal punto di vista floristico, sono ben tenuti e ben dotati. Sono ben tenuti e ben dotati. Soltanto c'è il fatto che, ad esempio, il Parco San Pio, che sta proprio di fronte al Comitato Civico di quartiere, è diventato praticamente il Vespasiano dei cani. Ora, stamattina, positivamente il comune ha installato, dopo vari annosi solleciti da parte nostra, dei giochi per bambini, quindi si sta restituendo questa struttura, questo spazio verde ai bambini, a patto che le autorità comunali intervengano a punire i trasgressori che incuranti del fatto che quella è una struttura per bambini, vi portano i cani lasciandovi le deiezioni. Tant'è vero che gli stessi operai stamattina mi hanno detto: signor Dau, dice, qua è uno schifo, ma che ci vengono le vacche, perché ci sono dei mucchi di escrementi simili a quelli che fanno le vacche. Allora chiediamo all'autorità comunale di intervenire, multare queste persone che sono incivili, come previsto dalla legge, perché le deiezioni canine vanno rimosse. Legge, perché si è passibili di una sanzione. Certamente, io stesso sono proprietario di cani, però esco munito di paletta e raccolgo. Il mio esempio
è stato seguito fortunatamente da molte altre persone, però c'è una piccola minoranza incivile che se ne frega degli altri. E tant'è vero che sui marciapiedi si rischia di scivolare pure, perché certo, all'improvviso, inaspettatamente, ci si trova di fronte a delle sconcezze. Che volevo dire? Per quanto riguarda questo aspetto, fortunatamente il Comune, perché ci sono anche dei dati positivi, c'è qualcuno nel Comune che si interessa, certo, hanno messo dei cestini portacarta, come li hanno messi in tutta la città. Da quando ci sono questi cestini sono diminuite le presenze di deiezioni canine, perché i cittadini per pigrizia molte volte, sì, le lasciavano, ora le raccolgono e le buttano là dentro. Quindi ha funzionato, ha questa funzionato cosa. Bene. Soltanto c'è un aspetto negativo, che in via Vescovo Natale, di fronte alla chiesa, sì, era stato posto uno di questi. A qualcuno ha dato fastidio e lo hanno rimosso, e sono ricomparse inevitabilmente le deiezioni canine e le cartacce sparse ovunque. Eh sì, io faccio anche appello ai nostri radioascoltatori, perché per vivere bene, per convivere come si deve, bisogna avere rispetto del prossimo. La libertà di ciascuno di noi finisce dove comincia quella dell'altro, quindi per cortesia abbiate rispetto per il bene comune. Io non mi stancherò mai di ripeterlo, e purtroppo a Caserta, come in tanti altri posti d'Italia, il bene comune ormai è pura utopia. Siamo quasi in conclusione. Dottor Silvestri, cosa vogliamo dire? Beh, io auspico che si inverta la tendenza, perché l'amministrazione comunale lascia intendere che esistono cittadini di serie A e cittadini di serie C, nemmeno di serie B, ma di serie C proprio. E quello che vedo assolutamente si configura con una violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Ci sono diverse violazioni e l'amministrazione purtroppo si rende colpevole di queste violazioni. E al tempo stesso io voglio ricordare che il sindaco rappresenta il governo, e il testo unico degli enti locali, il decreto 267, il decreto legislativo 267 del 2000 e successivi, indica nella figura del sindaco un punto di riferimento, per la sicurezza pubblica e per la salute pubblica. Purtroppo nel nostro rione queste sono due situazioni che sono completamente lasciate a se stesse e hanno necessità di essere tutelate, come deve essere tutelata la nostra dignità, il nostro onore e tutto quello che in effetti facciamo per la collettività. Come giusto che sia, perché non devono esistere cittadini di serie A e di serie B. Siamo tutti cittadini casertani, abbiamo uguali diritti e doveri. Ricordiamocelo sempre. Signor Dau, vuole dire qualcosa in conclusione? No, volevo ringraziarvi per l'ospitalità e per averci dato voce, finalmente, perché siamo una voce clamans in deserto, come suol dirsi. Sì, sì. Noi facciamo proposte, ma al 90% sono inascoltate. Prego, ultima cosa, volevo sì, semplicemente ricordare che la sicurezza di una compagine si raggiunge anche col controllo. Gli altri grandi latitanti del comune sono i vigili urbani. Purtroppo non abbiamo mai il piacere di vederne uno, mai. Quindi abbiamo mai visto una sanzione combinata a qualcuno da parte dei vigili urbani nella nostra zona. Pure abbiamo la scuola di polizia vicino, sì, e l'unico deterrente sono le pantere della polizia che qualche volta passano, oppure le gazzelle dei carabinieri. E nel frattempo io sottolineo che il gattile di cui parlava il signor Davo, via Piazza Cavour, cioè la nostra colonia felina, praticamente, sì, è stata meta di alcuni atti vandalici. Chissà se in qualche modo possono essere riconducibili a qualcuno che ha interessi a diciamo farne terra bruciata. Io spero di questo no. Non va assolutamente. Io l'ho denunciato bene ai carabinieri. Ha fatto benissimo, perché il mio consiglio quando succede una cosa del genere è sempre denunciare. Denunciate, non abbiate paura. Tra l'altro, siccome spesso si giustifica l'amministrazione comunale, così come il comandante dei vigili urbani, dicendo che i vigili non insistono sul territorio perché ce ne sono pochi, si potrebbe attuare la tanto decantata videosorveglianza, perché comunque fungerebbe da deterrente. E quindi io spero che il sindaco si muova in questo senso, perché avevano detto che sarebbe stata approntata il prima possibile, però ad oggi purtroppo le telecamere non ci sono, e sarebbero una buona cosa, visto che non ci sono vigili. Se si tratta delle telecamere che si trovano in prossimità di Piazza Pitesti, è meglio che non le installano, perché non funziona. Lo dico perché un mio studente ha subito un incidente, è stato buttato per aria letteralmente, e non si riesce a risalire al responsabile. Quindi abbiamo dei sistemi che fungono da sistemi di sicurezza, ma sono un'illusione. Viviamo nell'illusione amministrativa.
Speriamo che il vento cambi. Io ringrazio i miei ospiti, ovvero il signor Andrea Dau, presidente del comitato civico del Rione Tescione, e l'addetto stampa di tale comitato, ovvero il dottor Nando Silvestri. Grazie per essere intervenuti. Grazie a voi. Ringraziamo. Ringrazio Imma Tedesco in regia e Gianfranco Coppo. Vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, sempre su Radio Prima Rete, sempre con la vostra voce. Questa è...